Carissimi, 26esima domenica del tempo ordinario, ascoltiamo una pagina del Vangelo secondo Luca al capitolo 17, la parabola di quell'uomo ricco e del povero Lazzaro. Due figure che vengono descritte nella prima parte della parabola, quest'uomo ricco che banchetta, gaudente, con grande sfarzo di vesti e di abbondanza di cibo. E quest'uomo povero, Lazzaro, che sotto la tavola di quest'uomo vorrebbe sfamarsi di ciò che cade dalla tavola di quest'uomo, ma non riesce a farlo, i cani gli leccano le piaghe, il ricco nemmeno si avvede della presenza di Lazzaro. La morte cambia radicalmente la loro condizione. Abramo accoglie nel suo seno il povero Lazzaro, mentre l'uomo ricco, si trova in una condizione di dolore, di esclusione dalla comunione del seno di Abramo, in grandi tormenti. La seconda parte di questa parabola dice appunto del dialogo tra l'uomo ricco e Abramo, il quale, l'uomo ricco chiede ad Abramo che i suoi di casa vengono avvisati di che cosa accade perché non cadano dentro il suo stesso inganno. Ma Abramo risponde a quest'uomo che hanno già una parola chiara, quella di Mosè e dei profeti. Occorre ascoltare quella parola. Supplica che venga mandato Lazzaro ad avvisarli, ma Abramo dice: se non ascoltano Mosè e i profeti, nemmeno la risurrezione di Lazzaro potrà convincerli. E in fondo è proprio così, lo sappiamo, nella risurrezione di Lazzaro di Betania, alcuni decisero, alcuni accolsero, ma altri, i capi del popolo, decisero di uccidere non solo Gesù, ma anche Lazzaro. Non è il fatto, eclatante come può essere la risurrezione di un uomo che apre il cuore dell'uomo ad un ascolto vero della parola del Signore. Hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. È una parola questa che, in linea con quanto abbiamo ascoltato domenica scorsa, in questo invito a saper usare saggiamente, con astuzia, dei beni di questo mondo, che chiaramente ci invita a guardarci dentro, è un appello alla conversione. Abbiamo Mosè e i profeti, abbiamo più che Mosè e i profeti, abbiamo la parola del Vangelo, che una volta accolta dentro la nostra vita, cambia le situazioni anche delle nostre relazioni, anche dell'ordine socio-economico. Non è tanto qui questione di un giudizio manicheo tra una ricchezza ritenuta cattiva e una povertà ritenuta buona, ma è piuttosto dire c'è una parola nuova del Vangelo che ci invita a rileggere con occhi nuovi tutte le cose. E c'è una verità delle cose che non sta nella valutazione umana, ma sta in quella visione di Dio su di noi, sull'uomo, la sua volontà su di noi, quanto ci è stato dato in Gesù Cristo, che diventa nostro modello, modello esemplare di vita, è l'amore suo che siamo chiamati a vivere, è questo che dà senso, stabilità, futuro alla nostra esistenza. È quindi una parola che ci invita ad ascoltare la parola. Più che a cercare magari altri segni, abbiamo la forza della parola che illumina da dentro la nostra vita, il nostro agire, il nostro stare su questo mondo, le nostre relazioni. È questa novità di vita che vogliamo accogliere. Questa visione di futuro, di ciò che accadrà dopo la nostra morte, non deve essere una, come dire, una parola che ci mette paura, per cui viviamo nella paura di un giudizio. È piuttosto una parola che vuole confortarci, che vuole dare serenità, quell'unica serenità che ci viene da una sapienza della vita. E quindi lasciamo che questo pensiero, anche di quello che sarà il dopo la nostra morte, illumini il nostro presente, dandoci la capacità di vivere ciò che conta, l'essenziale, relazioni vere. E sappiamo che le nostre relazioni vere, le nostre relazioni sono vere quando sono nell'amore, quando rimaniamo nel suo amore, quell'amore che Gesù è venuto a donarci.